Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Wind City Sport Weekend. Siamo sempre ospiti della Sala Sisal Wind City di Piazza Trento a Catania. Questo nuovo appuntamento del venerdì con la nostra informazione sportiva e il mondo delle scommesse al centro della nostra attenzione. Si è chiusa la Serie A, ma abbiamo tanto di cui parlare e ancora dei verdetti da mettere in Serie B e in Serie C, e poi apriremo sin da ora il capitolo dei prossimi mondiali in Russia, che inizieranno il 14 giugno, la manifestazione internazionale, anzi intercontinentale, più seguita in ambito calcistico. Ma veniamo subito al sommario di questa puntata. Apriamo con la Formula 1, perché c'è in programma il gran premio più suggestivo, più affascinante del Circus, il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Tra le stradine del Principato si corre la gara del Mondiale di Formula 1. Poi passeremo al calcio, però senza aprire il capitolo della Serie A, che, come è detto, ha emesso gli ultimi verdetti con l'Inter in Champions League e il Crotone in Serie B proprio nell'ultima giornata. Questi sono gli ultimi verdetti da emettere. Si giocherà in Serie B i play-off e play-out di ritorno, ma c'è un'incognita per quel che riguarda i play-off, ne parleremo tra breve. Poi in Serie C, con le partite di ritorno dei play-out, si sono chiusi invece i play-off. Andremo a vedere poi successivamente, nelle prossime settimane, quelli che sono gli incroci per l'ultimo posto che vale la Serie B. Intervista a un allenatore d'esperienza che ha allenato in Sicilia, conosce bene le categorie di Serie C e le categorie inferiori, ma con lui parleremo in lungo e largo di quello che è la situazione attuale e dei prossimi sviluppi proprio nei play-off di Serie C. Poi la multipla, quest'oggi dedicata appunto a Serie B e Serie C, viste le partite in programma, e per quel che riguarda invece il video dal web, lo dedichiamo quest'oggi al campione in assoluto più conosciuto nell'ambito calcistico, il campione di sempre, diremo, insieme a Maradona, ovvero Pelé. Andrà a vedere il suo primo gol ai Mondiali di Calcio di Svezia 1958, e poi in chiusura la finale di Champions League, l'ultimo atto internazionale per club, attesissimo finale Real Madrid-Liverpool. E poi apriamo, come vi dicevo, il capitolo dei mondiali con le prime quote, le prime chicche più interessanti per quel che riguarda la manifestazione che si disputerà in Russia il prossimo mese. Ma cominciamo subito con il primo argomento di oggi. Vi dicevo, apriamo con la Formula 1, c'è il Gran Premio di Monaco, una delle gare più suggestive e più attese, come vi dicevo, una gara che spesso ha incoronato campioni della Formula 1, e si corre proprio questo weekend. Ci sono state le prove libere, domani si correranno le qualifiche, il momento appunto di stabilire la griglia di partenza, e domenica il Gran Premio di Monaco. Andiamo a vedere subito quelle che sono le quote per quanto riguarda la pole position, ovvero il vincente delle qualifiche, favorito Vettel, che nelle ultime gare ha dovuto cedere il trono del vincitore della gara ad Hamilton, che peraltro si è portato in vantaggio in classifica, un vantaggio già comunque discreto dopo le prime gare. Vettel aveva cominciato benissimo con due vittorie, ma poi le vicissitudini in Azerbaigian e nello scorso Gran Premio di Spagna lo hanno riportato indietro. 2,75 la quota di Vettel, 3,75 quella di Hamilton, e poi c'è Ricciardo, l'outsider, a 5, Raikkonen a 6 insieme a Verstappen, Bottas a 10, via via tutti gli altri. Vediamo qua Alonso e Hülkenberg, ma la pole position sappiamo che se la giocano sempre la Ferrari e le Mercedes, con appunto l'incognita Red Bull. Per quel che riguarda invece la gara, che si disputerà domenica alle ore 15, vediamo un po' quelle che sono le quote. Sempre favorito Vettel, ma di poco, su Hamilton, quota 3 contro 3,25, diciamo che sono loro i due piloti indicati a ottenere il massimo risultato tra le stradine di Monte Carlo. Poi i due piloti della Red Bull, che sono sempre lì ad attendere l'errore degli avversari o comunque a sfruttare con le strategie migliori a loro favore le situazioni, come è successo a Ricciardo qualche settimana fa. Via via gli altri, Raikkonen a 9, Bottas a 12, quindi vedremo quello che succederà a Monte Carlo. Gran Premio attesissimo, peraltro sappiamo che la scenografia del Principato è sempre particolare, con tutti gli yacht posteggiati nel molo di Monte Carlo per assistere appunto a un Gran Premio che sicuramente è tra quelli più attesi della stagione. Apriamo il capitolo del calcio adesso. Abbiamo parlato della Serie A, che ha chiuso i battenti la scorsa settimana con la Juve campione d'Italia, lo era già
dalla settimana precedente, Napoli secondo, Roma terza e al quarto posto l'Inter ha superato in volata la Lazio col successo 3-2 all'Olimpico, tra l'altro gara thrilling con l'Inter che ha recuperato nei minuti finali e ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League per la felicità di Icardi che resterà all'Inter, così come quella di Spalletti. In Serie B invece è andato il Crotone, dispiace per la favola del Crotone che dopo 2 anni torna nella Serie Cadetta, quindi un Sud Italia che perde 2 rappresentanti come Crotone e Benevento. Vedremo quello che succederà invece nei playoff di Serie B, e proprio di playoff di Serie B vogliamo parlare con una situazione abbastanza strana, complicata e anche grossi dubbi per quel che riguarda lo svolgimento proprio dei playoff. Erano in programma questo weekend, ovvero sabato, domani con le gare d'andata dei playoff, però la federazione ha fatto slittare le gare alla prossima settimana. Noi vi daremo comunque le quote di quelle che sono gli impegni delle due squadre, questo perché è uscito fuori un ritardo di pagamenti da parte del Bari nel mese di marzo con gli adempimenti appunto richiesti per la regolarità della posizione dei club, e quindi questo è da andare a verificare. Sappiamo che non si giocherà domani, ma noi vi facciamo vedere quelle che sono le quote delle due partite. Si giocherà probabilmente a metà della prossima settimana o addirittura nel weekend prossimo, ma questi sono gli impegni. Il Bari appunto, come vi dicevo, che ha portato a questo stop forzato dei playoff, che quindi slitteranno di qualche giorno proprio per questa documentazione che risulta pagata con questi pagamenti arrivati appunto in ritardo. Bari Cittadella era la sfida che si doveva giocare domani alle ore 18, il Bari era favorito con una quota di 2,10, pareggio a 3,15, Cittadella invece quotato a 3,75, quindi vi diciamo che la sfida è questa, ma sicuramente si giocherà nei prossimi giorni, a meno che di soluzioni drastiche con l'esclusione del Bari, questo lo vedremo successivamente. L'altra sfida invece è Venezia-Perugia, anche questa rimandata, si doveva giocare domani sera alle 20:30, anzi domenica sera alle 20:30, Venezia favorito con una quota di 3,15, pareggio a 3,10, Perugia quotato a 3,60, peraltro è la sfida in panchina fra due ex compagni di squadra al Milan come Inzaghi e Nesta che è arrivato da pochissimo sulla panchina del Perugia. Queste proprio le gare che in programma dei playoff, vedremo quando si giocheranno, ma comunque poi ci saranno quelle successive. Queste, ve lo ricordiamo, si giocheranno in gara unica, quindi non c'è un ritorno, da questa partita uscirà fuori la squadra che andrà ad affrontare sia il Frosinone sia il Palermo, il Venezia o il Perugia contro il Palermo, Bari o Cittadella contro il Frosinone, ma staremo a vedere appunto quale sarà la posizione del Bari. Si giocano invece domani i play-out di ritorno di Serie C, i play-off si sono giocati durante la settimana, tra l'altro molte sorprese, fuori il Trapani, squadra favorita per arrivare alla Final Four, fuori anche l'Alessandria, così come il Pisa, quindi squadre che sembravano favorite per andare avanti sono cadute e sono state stromesse da questa corsa all'unico posto che porta in Serie B. Per i play-out di Serie C, Gavorrano Cuneo domani alle 18, favorito il Gavorrano, all'andata il Cuneo ha vinto per 1-0, mentre Sant'Arcangelo Vicenza, anche in questo caso favorito il Sant'Arcangelo, una quota di 2,20, Vicenza nella gara d'andata in casa ha vinto per 2-1. Vedremo quello che sarà il responso delle squadre che invece saranno costrette a scendere in Serie D. Veniamo alle quote di Venezia-Perugia, ricordo, anche se si giocherà durante la prossima settimana, il Venezia favorito, ma la quota gol a 1,97 è molto interessante per questa partita, così come quella dell'over a 2,30, probabilmente essendo partita di playoff e quindi in gara unica è più facile che sia una partita bloccata con pochi gol, però se vorreste puntare su queste quote sono molto interessanti per quanto riguarda sia gol che l'over 2,5. Fine della prima parte, ci fermiamo, dopo torniamo per parlare ancora di calcio con il nostro ospite telefonico, specificatamente di Serie C, e via via tutti gli altri argomenti fino ad arrivare ai Mondiali Russia del prossimo mese di giugno. Thank you.
Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Ci. Rientriamo per la seconda parte e come di consueto apriamo con il collegamento telefonico ogni settimana. Quest'oggi parliamo di calcio, ma nella sua naturalezza. Ho il piacere di avere ospite un amico, tanti anni mi ha accompagnato nelle mie conduzioni. Buongiorno al mister, dico Carmelo Russo, ma io lo conosco come Melo Russo. Buongiorno. Buongiorno a te Francesco, ciao a tutti. Grazie alla disponibilità, ex allenatore del Catania e di tante altre squadre, molto molto esperiente per quello che è la categoria della Serie C, ma conosce benissimo il calcio a tutti i livelli. Mister, voglio ti chiamo mister perché non ti saprei chiamare diversamente. Voglio parlare con te intanto di questa situazione proprio che è emersa nei playoff di Serie C. Tutte le squadre favorite o quasi tutte le squadre favorite per quanto riguarda i playoff sono andate fuori, quindi è davvero durissima poter arrivare alla fine e centrare l'obiettivo. Bisogna toccare ferro, hai ragione tu. Io ho seguito attentamente questi playoff e chiaramente ci sono delle sorprese, però sorprese fino a un certo punto, anche perché ti voglio ricordare a te e a tutti gli sportivi che anche durante il campionato ci sono state delle sorprese incredibili. E le sconfitte del Catania in casa contro il Trapani, che ieri ha preso due gol facile facile, contro il Cosenza che è la quinta volta che perde. Quindi gli equilibri in questo campionato non si sono trovati, perché se il Catania avesse avuto la continuità dei risultati che ha fatto fuori casa e che poi invece in casa inceppava, a quest'ora eravamo in B e non parlavamo di questi playoff che sono un terno al lotto, a mio giudizio. Beh sì, ieri si è visto infatti, durante la settimana si è visto infatti che queste squadre favorite, quotate per arrivare alla Final Four, ci hanno rimesso le penne. Appunto, come dicevi, adesso entreranno in ballo le seconde, tra cui il Catania, e quindi bisogna stare attenti perché nella doppia sfida si può rischiare appunto di scivolare. È chiaro, bisogna, ripeto, il Catania è additato come una delle favorite e questo non so se è un bene o un male, perché verrà affrontata al di sopra di ogni sospetto, oltretutto anche per la forza e per il bisogno che si porta dietro. Però dico, bisogna stare attenti, perché io ho visto ieri sera la partita della Reggiana contro l'Andria e ti dico che non so, equilibri totale. Poi segna la squadra meno accreditata e poi in 10 uomini la Reggiana riesce a pareggiare. Quindi gli equilibri anche durante la gara dei 90 minuti non ci sono. Non c'è quella squadra che ha un passo sempre uguale e che riesce a fare i risultati continuamente per quello che realmente vale. Quindi sono a come si svegliano, secondo me, io lo definisco così. In questa categoria abbiamo visto delle gare bellissime, delle gare da ridere, sembra un campionato dilettante a volte, non me ne vogliono, ma io le ho viste così, non c'è la continuità, ai tempi che non è qua ora per dire, ma sì. Ai tempi che gestivo io questi tipi di campionati c'era tutto un altro modo di giocare, c'erano giocatori più importanti, c'erano continuità di risultati, c'erano la forza, quella che in effetti esprimono le squadre di altre categorie. In realtà il calcio, come dicevi appunto tu, rispetto agli anni appunto in quelle navi tra gli anni 80 e 90 è totalmente differente anche nella categoria della Serie C, e lo si sta vedendo perché gli equilibri saltano costantemente. Ma c'è il motivo, c'è, si capisce, perché non dobbiamo scordarci che questi campionati sono stati ristrutturati e l'anno prossimo sarà ancora peggio, mi auguro meglio, perché hanno inserito un sacco di squadre dilettanti. La ristrutturazione del girone, non sono riusciti nemmeno ad avere 60 squadre, e in effetti si stanno preparando per cambiare un po' tutte queste normative, prendendo squadre di Serie A che possono
partecipare ai campionati. Le seconde squadre, esatto. Le seconde squadre delle più quotate squadre di Serie A, appunto, andranno a partecipare al campionato di Serie C. Mister, io con te voglio affrontare un po' quello che è il tema generale prima di andare a chiudere del calcio italiano. La Juventus si è riconfermata. Adesso è notizia proprio di questa settimana: Ancelotti è il nuovo Ancelotti, allenatore del Napoli. mi fa piacere che i nostri grandi allenatori rientrino in sede, perché li abbiamo un po' in tutta l'Europa e che il calcio ha bisogno di gente competente, e uno di questi è Ancelotti, se no uno fra i migliori. Noi abbiamo gente fuori che vanno a insegnare calcio, e purtroppo l'Italia ha bisogno di questi grandi istruttori, perché il calcio è scaduto da parecchio tempo. E infatti questo è un felice ritorno, peraltro Ancelotti, l'allenatore italiano che ha vinto tre Champions League, due col Milan e uno con il Real Madrid. Più decorato, credo che Esatto. sia. Mister, ti chiedo un pronostico, flash, il Catania che percentuali ha di poter arrivare fino in fondo alla finale di Pescara? Francesco, ce n'ha tante, mi auguro che abbia la continuità e sono contento per il recupero di Russotto, perché io lo annovero fra quelli più importanti del Catania, se in giornata, se ha la testa giusta per fare grande partita. Russotto ha qualcosina in più della media in queste categorie e l'ha sempre dimostrato. E quindi hanno avuto tempo, non stanno tralasciando niente, il direttore è impegnatissimo per cercare di portare fuori questa squadra dove più le compete, perché queste categorie, il Catania purtroppo anche i tifosi no, non la meritano, dai, meritiamo qualcosa di meglio. Assolutamente, speriamo possa essere così e speriamo che il Catania arrivi proprio al meglio e possa avere anche quel pizzico di fortuna. Grazie mister, come sempre, ci Grazie a te, ritroveremo. A in bocca al presto. lupo a tutti, ciao Crepi, ciao. grazie, grazie. E insomma, abbiamo affrontato anche il tema che riguarda Carlo Ancelotti, non l'ho detto nella prima parte. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, grandi ambizioni a questo punto per la squadra partenopea, il saluto a Sarri non proprio magari in stile, come dire, uno stile corretto nei confronti dell'allenatore che ha dato tanto al Napoli, però insomma, De Laurentiis è un presidente che vuole sempre il meglio per la sua squadra e fino a questa stagione è riuscito davvero a sfiorare il titolo di campione d'Italia. In bocca al lupo a Maurizio Sarri, in bocca al lupo a Carlo Ancelotti, bentornato nel campionato italiano e vedremo quello che saprà fare con il Napoli nella prossima stagione. Veniamo alla multipla sul calcio italiano che abbiamo preparato quest'oggi per voi, partite di Serie B e Serie C. Andiamo a stringere perché ormai la stagione volge al termine, è chiusa la Serie A, sono rimaste in ballo le posizioni che riguardano appunto i playoff di Serie C e i playoff di Serie B e le partite appunto in Serie C. Andiamola a vedere subito. Avevamo selezionato Bari Cittadella 1 e Venezia Perugia gol per quel che riguarda i playoff di Serie B, sebbene, ripeto, come ho detto nella prima parte, playoff che sono stati spostati alla prossima settimana si recupereranno probabilmente tra martedì e mercoledì prossimo per questa situazione che ha coinvolto il Bari. Vedremo quello che succederà, mentre confermati i playout di Serie C, l'under vi consigliamo di Gavorrano Cuneo 1,55 e l'1 del Sant'Arcangelo contro il Vicenza, quota 2,20. Qualora voleste scommettere su questa multipla, la quota è di 14, quindi in bocca al lupo, le partite di Serie B comunque si giocheranno nei prossimi giorni, le quote restano invariate, vedremo quello che avverrà. Salutiamo gli amici di Radio Studio Centrale che ci hanno seguito anche quest'oggi, l'appuntamento è sempre per venerdì prossimo alle 22:30 con Win City Sport Weekend, alla prossima settimana con tutti loro. Noi andiamo avanti con la rubrica del video dal web, ormai divenuta davvero un appuntamento atteso anche da voi, perché rivediamo delle immagini sempre interessanti, storiche, anche particolari e uniche per certi versi. Oggi vogliamo ricordare il campione di sempre, la stella brasiliana, Pelé, il giocatore più forte di tutti i tempi insieme a Maradona. Era il 19 giugno del 1958, in queste immagini, quando il fuoriclasse brasiliano, appunto, Luiz Arantes do Nascimento, conosciuto come Pelé, realizzava questo gol, il suo primo gol nella fase finale dei mondiali in Svezia, appunto nel 1958, gol al Galles, primo di una lunga serie appunto nelle fasi finali dei mondiali, quando Pelé si presentò al mondo. Ancora oggi detiene questo record del gol più giovane mai segnato in una fase finale del mondiale. Diciamo che la stella brasiliana
divenne tale sin dai suoi esordi e poi sappiamo quello che seppe fare, oltre 1000 gol in carriera. Da quel giorno il mondo si innamorò delle gesta di Pelé e quindi abbiamo voluto aprire con questo video dedicato appunto ai mondiali e a Pelé questa rubrica del video del web di oggi che costantemente nelle prossime settimane dedicheremo appunto ai mondiali di calcio. Ultima parte di Win City Sport Weekend di oggi, c'è la finale di Champions League in programma a Kiev, Real Madrid-Liverpool, partita molto molto attesa anche perché Real Madrid potrebbe centrare la terza Coppa dei Campioni consecutiva, la quarta negli ultimi 5 anni, quindi sarebbe davvero un traguardo storico per il Real Madrid. Nessuna squadra nella Champions League moderna, nella Coppa Campioni moderna vogliamo chiamarla così, è mai riuscita a centrare 3 vittorie consecutive, nemmeno il Barcellona di Messi. Andiamo a vedere subito le quote della sfida. Real Madrid favorito con una quota di 2,25, ma occhio al Liverpool che ha saputo fare veramente grandi cose in questa Champions. 3,10 la quota del Liverpool, la quota gol è molto bassa, 1,38, così quella dell'over a 1,45. Sono due squadre che hanno segnato tantissimo in questa edizione della Champions League, specie il Liverpool con un attacco con Firmino, Salah e Mané che ha realizzato ben 32 gol in 3, quindi attenzione al Liverpool di Jurgen Klopp. Queste sono le quote della finale. Sicuramente tanti di voi scommetteranno su questa partita, noi vi suggeriamo di puntare su una partita con diversi gol e se volete stuzzicare, volete così puntare un po' più in alto, magari puntate sulla vittoria della Champions del Liverpool, è un suggerimento che arriva direttamente da Win City Sport Weekend per voi. Chiudiamo con, apriamo da oggi quello che è il capitolo dei mondiali russi, ne abbiamo parlato per certi versi con il video che ha riguardato Pelé, apriamo oggi e continueremo a parlarne nelle prossime settimane fino a quando si svolgeranno proprio le partite dei mondiali. Apriamo questo capitolo per andare a chiudere questa puntata con le quote delle squadre vincenti, possibili vincenti della manifestazione, ci sono quote interessanti e le andiamo a vedere subito, quote Sisal. Match point, Brasile favorito con una quota di 5, ma la Germania è vicinissima, quota 5,50, peraltro Germania campione in carica. Poi c'è la Francia, sorprendentemente, quotata 7, la Spagna 7,50, altra quota molto molto allettante. L'Argentina è quotata 9, Belgio 12, Inghilterra 16 e via via tutte le altre, fino alla Russia padrona di casa quotata a 40 e il Portogallo di Cristiano Ronaldo quotato a 25. Diciamo che sono da prendere in considerazione se si vuole puntare un po' più in alto. La Spagna 7,50 è davvero una quota che si può prendere in considerazione, o anche l'Argentina 9, 4 anni fa Messi e compagni sfiorarono il titolo, poi vinto dalla Germania in Brasile col gol di Götze nei tempi supplementari. Queste sono le quote delle possibili vincenti del mondiale. Veniamo invece all'ultima proposta di quest'oggi, sempre Sisal Match Point, il testa a testa tra i possibili marcatori, Ronaldo e Messi, favorito Messi con una quota di 1,75, chiaramente stiamo parlando di Cristiano Ronaldo contro Messi appunto, Higuain, Neymar, altra sfida stellare fra due grandi campioni, favorito Neymar con una quota di 1,57, sarà uno dei protagonisti indiscussi del mondiale. E poi c'è Salah col suo Egitto che potrebbe fare bene, Salah tra l'altro in odore di pallone d'oro se dovesse vincere la Champions League e dovesse far bene ai mondiali. Salah appunto quotata a 2,20 in questo testa a testa, quindi se volete puntare su Salah sarebbe una quota interessante. Finiamo qui la puntata di oggi, concludiamo questo spazio dedicato ai mondiali, lo riprenderemo nelle prossime settimane. Win City Sport Weekend torna venerdì prossimo, sempre alla stessa ora. Abbiamo ricordato l'appuntamento su Radio Studio Centrale alle 22.30, 22.45 su Tele One. Appuntamento a venerdì prossimo.